circa avrà inizio da uno spettacolo, un convegno del nostro Angelo Iannelli. Io farei così, ci riscaldiamo un po', facciamo un applauso ad Angelo che è un augurio per questo meraviglioso libro che vedete qui dinanzi. Tra l'altro ringraziamo la location di Caffè Gambrinus e tutti voi che siete qui presenti, gli ospiti che man mano andremo a presentare. Angelo, intanto io so che si inizia ovviamente col botto, con una grande sfilata con la nostra amica. Prima di annunciarla, prima di godere della sfilata, le emozioni non mancano, uno perché si è in una bella città che è Napoli e noi tutti siamo orgogliosi di essere napoletani, due perché siamo in un posto storico, non a caso qui c'è stato Gabriele D'Annunzio, ci sono stati i più grandi personaggi illustri della nostra cultura italiana ma anche internazionale, quindi sono contento, emozionato, quindi è giusto che sia così. E gioioso perché vedo tanti amici, amici che ognuno ha una storia con me, nel senso di eventi, nel senso di cultura, insomma, sono felice. Volevo dire che ho voluto uscire questo libro perché ci tenevo a ritornare il bambino, perché quando si fa un viaggio nel proprio paese natio sei gioioso, come quando vieni trasportato da Arcobaleno. In questo viaggio ho voluto inserire le tradizioni popolari e lì nella città mia, a Brusciano, dove sono nato, ho conosciuto Pulcinella e adesso è diventato il mio personaggio. E lì che ho conosciuto le Tannoriate insieme a Marcello Colasordo, che prego un applauso per Viale Marcello. Ci sta guardando e sicuramente da qua, seduto vicino a me, e sta con me. E poi ecco, non posso dimenticare la famosa festa dei gigli, le eccellenze, i protagonisti di ieri e di oggi nella città mia, ma soprattutto voglio ricordare che la periferia che va incontro alla città, quindi Brusciano che viene incontro a Napoli, con le voci degli ambulanti del tempo che vengono a dire ancora una volta viva la cultura, viva le tradizioni popolari, perché non possiamo parlare del futuro se non, partiamo a parlare di quello che sono stato, che è stato il nostro passato. Quindi benvengono queste lodi, queste mie gemme dedicate alle tradizioni popolari. Quindi grazie a tutti voi e passo subito alla parola a te, Riccardo. Grazie Angelo. Io ho visto già Maria Mauro pronta che ci guardava, magari se ci dà l'ok. Sì, la chiamiamo. La chiamiamo? Un applauso per... Allora, prima che diciamo un applauso per... Io di solito sono un po' pignolo, preciso, quando organizzo qualche manifestazione ci metto tanta passione, tanti sacrifici, perché dietro un evento così organizzato, una location del genere, immaginate quanta ansia, quanta emozione. Quindi il mio obiettivo è quello di far vedere nella città di Napoli la grande bellezza che tra un po' vedrete con modelle internazionali che faranno questo quadro. Io lo chiamo il quadro della grande bellezza e dopo ci sarà il quadro della cultura popolare con i suoni di tamborra, con le voci dei 12 mesi, ma soprattutto con la vera cultura, quella fatta dal popolo. Emanuela è arrivata, c'è Emanuela Gambardella, un applauso per la nostra Emanuela, sempre presente in tutti gli eventi di Angelo e quindi immancabile anche oggi, la chiamiamo qui l'Accademia di Moda Maria Mauro. Thank you.
immagino. E adesso l'obiettivo è far vedere la grande bellezza internazionale in uno dei posti più belli al mondo, e ci siamo riusciti, quindi l'applauso già va per questo obiettivo realizzarlo nonostante sia un giorno della settimana il traffico, non c'è stato lavoro, noi ci siamo riusciti grazie a questi magnifici amici del bar Caffè Gambrinus. Allora, a questo punto, cara Edda, noi, visto che il libro io parlo di eccellenze, di prodotti tipici, come facciamo? Facciamo in modo che ogni modella porterà in mano qualche prodotto tipico del libro che io ho parlato, per poi dopo omaggiare il Gran Caffè Gambrinus. Faccio io? Anche io. Intanto che Angelo dà questi doni, ringraziamo tutti coloro che sono qui presenti, che stanno fotografando e riprendendo questo meraviglioso convegno. Davvero ringraziamo proprio Fontana Rosa, Arturo, Ciotola, davvero grazie a tutti. Intanto vi ringraziamo man mano durante la serata. Sì? Facciamo fare un giro? Ok, prego ragazzi. Sì. Facciamo un giretto. Da lì. Praticamente le modelle portano in mano i prodotti tipici, ecco, della terra mia d'origine, Prusciano. Vedete, la prima modella porta della pasta, del pastificio Gemme del Vesuvio. Ancora vediamo i prodotti tipici dell'azienda agricola Turpoli, che sono a Prusciano. Poi c'è il mio libro edito da Albatros Edizioni, e poi il giglio, ormai noto in tutto il mondo, soprattutto nella città di Nola, ma la ballata dei gigli si effettua anche a Prusciano. E poi il corno porta fortuna, perché noi siamo tutti devoti alla fortuna, diciamo, ci teniamo per questi momenti importanti. Quindi si riforma questo quadro della grande bellezza e chiamiamo subito i titolari del caffè che sono da Gambrinus. Assolutamente, chiamiamo qui coloro che rappresentano il Caffè Gambrinus e che ospita il convegno e la presentazione del libro del nostro Angelo Iannelli, e come sempre accogliamo con un applauso ai nostri microfoni. Intanto però diciamo una cosa, che ci saranno diversi interventi e tra un intervento e l'altro ci sarà la lettura e l'interpretazione del nostro attore Cosimo Alberti. Cosimo Alberti, attore RAI della fiction Postazione, grande artista, ovviamente non solo Postazione ma tanto perché siamo sempre Postazione. Saluti, cominciamo da te, Cosimo. Grazie, buonasera a tutti, ben ritrovati. Angelo mi ha chiesto di intervenire per interpretare alcuni pezzi che lui ha scritto, dedicando questo famoso libro, come l'ha detto ampiamente, alla sua terra d'origine, che è Prusciano. Tant'è vero che il titolo è La grande bellezza della Pruscianesità. Allora, lo leggo qualche pezzettino. Allora, lui ha scelto alcune cose e io partirei proprio da A festa dei gigli e Prusciano, una passione eterna. Voi credete che la festa dei gigli sia soltanto di appannaggio di Nola? Non è così. Si sta in altri paesi, tra cui pure a Prusciano. La poesia dice: pensa a mille cose, ogni momento è mille cose dove viene. A chi lo sente bruscianese come a me, a festa dei gigli la passione la cessa di nonna mia e da papà. La coppia spalla la pesce mia, con Prusciano e tre gigli. Che emozione! Quando una sbattuta di mano e una lacrima sincera, vedevo il ciglio curato, là, a 12 ore di verità. Passato l'anno, è con il mio povero, ma la festa in città, che è questa città, è una passione che non hanno mai, da padre a figlio, sta tradizione di mandato l'eternità. A Bruscianesità è questa, e questa accade, la passione per la festa e sta città. Grazie a te, Cosimo. A
tanti ospiti illustri per questo convegno e diamo la parola a Mimmo Falco, presidente del Movimento Unitario Giornalisti. Grazie per presentare un libro, sembra una cosa facile, ma non lo è, perché il libro che ha scritto Angelo è un libro di sentimenti che si devono trasportare, perché lui racconta una realtà che è il suo comune, il suo habitat naturale, Prusciano, e fa un excursus storico enorme, raccontando personaggi e aneddoti che hanno la capacità di far comprendere come sia fondamentale la cultura del mondo e come sia fondamentale le tradizioni, perché senza passato, ha detto anche, non si può avere più. E lui racconta attraverso la storia, come avete visto, letta egregiamente nella poesia di Gin Pace, complimenti al nostro attore che ha dato uno spinto a quella poesia, non è che la letta si può far comprendere, interpretare, ma poi ci sono vari personaggi che vanno avanti e indietro e raccontano la storia di questo comune. Allora stasera io venendo qua pensavo, Angelo dicevo porto la provincia alla città, e io dicevo fra me e me, ma l'importanza di Prusciano, allora ricordi di scuola, Mariano Signora, la rivolta contro i Borboni, i morti di Marigliano, molte persone Angelo si atteggiano ad essere cittadini del mondo e non sanno più essere cittadini della propria città. Noi non sappiamo chi è stato Mariano Seno, che cosa ha rappresentato in quel momento storico, che cosa ha rappresentato tutto l'area romana, Prusciano, Marigliano, per la crescita sociale e politica del Mezzogiorno. Allora, noi siamo Capuni, veniamo tutti quanti dalla provincia, ma sapete perché si diceva Capuni? Perché venivamo con la fune a Napoli a lavorare, a fare gli operai. Ora la tradizione, quella forte, quella partenopea, ed approfitto per salutare il Mario Giuni, interprete naturale della canzone classica. Siamo qua del Prato, noi siamo napoletani, però i più grandi interpreti della canzone napoletana, per carità caduto a parte, io parlo della canzone classica napoletana, non sono andati a Napoli. Il più grande interprete, secondo il punto di vista Sergio Bruni, viene da Villaricca. Adesso, non mi ricordo, il maestro Traino viene da Melito. Noi non esprimiamo più. Perché questo? Perché nella provincia venivano conservate quelle tradizioni, anche orali, e tramandavano una serie di problemi di costumi a coloro i quali vivevano in quella realtà. La città dissacra. Napoli è una città dissacrante. Noi possiamo fare qualsiasi cosa, e cavolo mio padre, ho detto cosa? Niente. Ma se noi poi ci poniamo un problema della cultura. La cultura che cosa deve essere? Deve essere solo per un'elite nascosta e non data al popolo, è sbagliato. La cultura deve essere un patrimonio di tutti, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare il popolo e a portarlo nelle condizioni della consapevolezza. Ecco perché il tuo libro ha uno spirito e ha un'anima. Quell'anima napoletana che non potrà essere cancellata fino a quando in qualsiasi parte di questa regione ci sarà un angelo Gabriele che avrà la voglia e il coraggio di scrivere un libro come questo. Perché Angelo ha fatto un passaggio, ha parlato di Gabriele D'Annunzio, che qua in questo locale fu sfidato dai poeti napoletani, fu sfidato perché disse sì, tu sei il migliore del mondo come poeta, ma non hai scritto niente di napoletano.
lui chiamò un cameriere, si fece portare un tovagliolo, cacciò dalla pinna, dalla taschina una pinna e scrisse a lui, qua, all'improvviso, senza a nessuna preparazione. E poi disse, va bene, questa cosa pure non ci chiede. E la fece musicare a Francesco Paolo. Allora, perché dico questo? Perché la cultura nasce nella realtà con Ferdinando Russo, con Giacomo. Allora, Napoli ha dato espressione alla cultura mondiale. E voglio concludere questo mio intervento ricordando un napoletano che è stato a Trasmigrato e è andato oltre tutte le altre, gli altri confini, arrivando negli Stati Uniti d'America. Noi quando camminiamo per la strada di Napoli, vediamo via Salvatore Rosa, via Berlino, via Cianarosa, e crediamo che siano piazze strane. Sono stati personaggi che hanno dato alla cultura nazionale e internazionale capacità inimmaginabile. Tra questi ce n'è da uno, che si chiamava Gaetano Brancini. Per questo signore scrisse al presidente degli Stati Uniti d'America, mentre facevano la carta di Filadelfia, cioè la Costituzione americana, chiedendo di inserire nella Costituzione del più grande Stato all'epoca democratico un capitolo che si chiamava il diritto alla felicità. Nella Costituzione americana c'è il capitolo di diritto alla felicità che parte da Napoli, da Gaetano Brancini, che morì avendo questa soddisfazione, riuscì ad avere la prima copia della Costituzione degli Stati Uniti d'America direttamente dal presidente, che glielo inviò. Vedete quanto è importante Napoli e come è stata un crocevia di cultura e di incontri di popoli. Noi siamo la città più accogliente che abbiamo potuto avere il mondo. Sapete perché? Perché noi abbiamo un'anima che l'amico Iannello ha prodotto nel suo libro. Non è un libro da mettere in uno scaffale, è un libro da mettere sul cuore. Perché se noi abbiamo sentimenti, amore, e riusciamo a capire qual è la realtà che ci circonda, miglioreremo il mondo. Vedete, purtroppo noi camminiamo tutti i giorni, seguiamo le radio, le televisioni. La barbarie che si sta perpetrando in varie parti del mondo non può appartenere a questo mondo. Noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo dare uno scappo di loro per evitare i massacri, per evitare la morte, ma per evitare soprattutto il terrorismo. La coppia che è sparita nel nord di Natale, nel Veneto, è la dimostrazione che non c'è più la luce. Sapete perché? Perché noi dobbiamo questi mezzi, diciamo, veramente fatti slegare dalla realtà. Noi non ci stringiamo più la mano, non ci guardiamo più negli occhi. Per comunicare usiamo solo questo. E stiamo danneggiando intere generazioni, soprattutto noi. Perché noi per telefono dialoghiamo, gioca, fai, naviga, vai in vita. Noi invece è importante discutere, parlare, dare la possibilità di dialogare in casa. Noi dobbiamo ritornare a quell'umanità che va a partire dalla collettività, alle grandi collettività, alle collettività che hanno conservato la tradizione e che hanno conservato la cultura e che hanno conservato l'amore, l'appartenenza e l'orgoglio di far parte di un territorio, con tutte le mancanze che abbiamo, con tutti i danni che abbiamo sul territorio, noi dobbiamo mettere sempre in salto i lati positivi della nostra comunità. Grazie per aver onorato con la vostra presenza l'amico Angelo Iannelli. Di cultura, no? La cultura è l'insieme di loro.
piattaforma è stato se non le ha prese e condivisi in una società, quindi l'importanza della condivisione social che in realtà ci fanno sembrare una condivisione che in realtà non è reale per superficiale, o come direbbe Bauman, in questa società liquida, una comunicazione davvero liquida, ma noi vogliamo qualcosa di solido e l'arte è un qualcosa di importante dal punto di vista culturale. Il nostro presidente già l'ha annunciato, lo facciamo niente insieme. Chiamiamo qui per l'intervento Mario Maione. No, abbiamo ascoltato già una conferenza bellissima di Mimmo Falco, grosso personaggio napoletano, principalmente col cuore. Io che cosa posso dire? Voglio solo dire che voglio un strabene ad Angelo, che Angelo tutto quello che fa lo fa sempre con grande passione. Mi ha dato 4-5 premi, ma sempre diversi, no? A volte diciamo, ma come chiamata moda, per esempio, invece no, poi ci vai e vedi che c'è l'entusiasmo, è straordinario e anche verso di noi, ha sempre qualche cosa di particolare. Ma abbiamo sentiti qualche settimana fa, io l'avevo chiamata perché mi sapevi la notizia, dei miei soliti che dicevano, ho tamparato proprio il cane, Angelo, tu che dici? Vabbè, lasciamo perdere, e aveva parlato di questo libro di Bruciano. E sono stato particolarmente contento per un semplice motivo: io ho un piccolissimo legame con Bruciano per una cosa mia personale. Negli anni 2000 ho cominciato a frequentare, no, nell'88, ma non andate a dire, non tengo a stare. Nell'88 frequentavo spessissimo Bruciano perché conobbi, come dissi, Antonio Palma, che costituì questa associazione per ragazzi con problemi di droga, i Tulipani di Leo, l'associazione Amici di Leo, una cosa straordinaria. Io per un paio d'anni, almeno due volte a settimana, venivo con questi ragazzi, suonavamo, cantavamo, abbiamo passato un momento e Bruciano me l'ha portato così nel cuore. Quando lui ha detto di questo libro, ma lui se lo porta nel cuore, anche perché Angelo, tu mi sembra che non sei nato a Bruciano, no? Sì, sono nato a Bruciano. Ah, sei nato proprio con la mamma di Calvizzano. Meglio ancora. Allora, niente, cosa posso dire? Sempre 100.000 cose belle, Angelo, veramente con il cuore. Grazie. Ci ospita il caffè Gambrinus, ti chiamiamo Angelo. Vabbè, Massimiliano Rosati, prima era qui, poi è dovuto scappare perché viene qua, nel frattempo vedo la nostra campionessa di ballo che è arrivata anche nel Bruscianese, Rosa Granato, vieni qua, vieni, giusto per un saluto, così fai un saluto perché è venuto con la pennetta, non so se c'è, però comunque fai parte della grande bellezza, almeno dici già qualcosa, ci fai qualche passo anche senza musica, ci racconti un po' qualche aneddoto. Salve a tutti, sono Rosa Granato e partecipo come ogni anno ai campionati italiani, rappresento l'Italia, fino a poco tempo fa invece rappresentavo la nazione di Malta. Ci stiamo preparando per i campionati mondiali, quindi speriamo andrà tutto per il meglio. Cosa dicevo, dove parlare? C'è un problema con la verità, non riesce a fare un qualche giusto movimento? Cosa l'avete detto? Ah, no, Mario voleva dire qualcosa, l'ho sentito. No, io volevo fare una strofa di una canzone. Ah, no, dai, e lei ballo, per prenderla così, vai. Andiamo? Che cosa dolce, che spesso faccio, abbiamo le chitarre, ma le chitarre ce le abbiamo nel cuore, va bene? Ce le abbiamo? Ok. Chissà quando torna.
Sono onorata, grata per
per avere questo dono, mio fratello, perché veramente tutto ciò che fa lo fa con tanto amore, tanta passione e predicazione per la sua famiglia, per la sua terra, per i suoi amici. E veramente lui senza cuore non può andare da nessuna parte. E questa non è la sua prima opera, ne sono tante, ma questa qui davvero l'ha fatto con tutto l'animo, perché ha parlato della sua terra natia, soprattutto della nostra famiglia, dei nostri genitori, dei nostri amici e della nostra grande tradizione, che è la festa di Gigli, che ormai è secolare, sono ben 143 anni circa che festeggiamo e onoriamo Sant'Antonio per aver operato il miracolo proprio nella nostra terra. Quindi davvero sono emozionata e sono grata a tutti voi per essere qui stasera e per rendere grazie a tutto ciò che fa mio fratello. Grazie ancora a tutti. Ora che facciamo? Dimmelo tu. Facciamo, rappresentiamo. Adesso rappresentiamo, facciamo un viaggio giusto veloce nei 12 mesi tradizionali che ho scoperto a Brusciano, e il simbolo, quello che traghetta un po' i 12 mesi, è Pulcinella. In teoria io dovrei vestire un attimo veloce veloce la Pulcinella e poi passare subito il messaggio a Lucia Redattrice. Facciamo un applauso. Io con lei veramente abbiamo girato l'Italia con Pulcinella e Colombina, e poi abbiamo anche l'attrice Antonia Baiano. Quindi io che faccio? Mi metto un attimo la Pulcinella, facciamo leggere Cosimo. Sì. Ok, allora mi è stata data dei titoli, e poi mentre Emanuele diceva che si era sentita ispirata grazie a questa lirica letta su Gigli di Brusciano, molto bene, un'altra cosa mi piace, l'interpreto, una che mi ha sempre messo lui, l'autore, sottoposto a... si trovo però, ma che... Allora, oppure... tu hai voluto lui per dire prima? No, non ho toccato niente. No, allora, perché io le ho messe le bandierine, le ho evidenziate. Ma Girissa, che la sai da adesso mai, magari? Vabbè, dai, ma non la trovo. Vi leggo invece quella che stava in scaletta, è stato nominato prima il grande Marcello Colasurdo, che ci ha lasciato da qualche mese. Grazie del vostro applauso. La so, molte volte mi viene spontaneo, ma magari il discitore mi impedisce, però andava fatto. Allora, il nostro amico Angelo ha dedicato una poesia a Marcello. Ah, che bella giornata, stamattina cuore mio papà, un artista tanto stimato. Lucano Lupa, un rena d'amore. Il è nato in una cortina, un vascio di vicino, ma piglia la famiglia, la semplicità assoluta. Umile e senza scopo, mosi da stella, odioni sulla cultura popolare. E partito dalla fabbrica e cominciano d'anni, e si è arrivato in culture multietiche, multietiche della comune, facendo cantare la Real World di Pina Gabriel e pure il grande maestro del cinema, il regista Federico Fellini. Si è arrivato a lontano al cielo, con pallone romano, senza mai defamare. Nonostante le amputazioni subite e il ricovero ospedaliero, si è rimasta sempre integro la tua cultura popolare del mondo contadino. Ad allora vita tua, quando stai a paranza da rifare amore, si danza, si canta, si canta a frutta, si somma, si passa, e poi si va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A circola così, l'autore. La musica tua è come progetto, è una roba frecciata, che la serinda pelle si fende di dolore. Come dici tu, meglio tamponiare da una perla. L'artista, ma che dico, non manca, non manca vestito, con ricchini di panello, medaglioni, sciaula, cianfrusaglie di tipo sciamanica e cocodine tra sciugo, piazza, cortina, scopo, ma ci vuole la tradizione. Tu sei un figlio del mondo contadino e porti con te l'amore di tutti i maroni. Costumando, cantando e ballando insieme a te, la pace contro la guerra, tu sei un dono in Dio, un sogno bello, o nome tuo, non ti scordo mai, marcia. Allora, il nostro amico ancora non è ancora pronto. Allora, no, io avevo pensato, io penso su cosa fa. Allora, visto che abbiamo nominato la famosa più volte, bravo. Allora, Marcello, quando ti dici ti ho letto, facciamo così. È un noio di letto, quando ci da sei, sette, no.
Nel frattempo abbiamo ecco, Massimiliano Rosati, un caro amico di tutti noi, se tutto ciò che realizza le canzoni facciamogli un grosso applauso. Grazie a tutti, benvenuti e grazie a Angelo che ci regala sempre delle perle. E che dire, Primus, cerchiamo di rappresentare Napoli in tutte le sue forme, di rappresentare ogni forma di cultura e di arte. L'arte che può essere una scultura, che può essere una pittura, che può essere anche un caffettiere, anche un pasticcere può essere. Quindi sono le arti che in questo che è un palcoscenico della città vengono rappresentate in tutte le sue forme. Angelo lo fa sempre a modo suo, è sempre molto caro, è sempre benvenuto qua nel Primus. Io ti dono ecco, il corno della fortuna, tra l'altro ho scelto i colori del Gran Primus, ecco. Eccolo qua, sentiamo qua davanti e uno, poi ti dono un mio libro, eccolo qua, e due, poi ti dono i prodotti tipici del paese, della città dove vivo e dove sono nato, ecco, questi sono dei sottaceti dell'azienda agricola Turboli, e uno, vedete, anzi io lo chiamerei pure qui, vieni un attimo Luigi, fai tu la consegna, lo so, vieni qua, così, eccolo qua, noi abbiamo Prusciano, la pappacella pruscianese, la pappacella anzi, che grazie a lui che si mantiene ancora, poi abbiamo la pasta gemme del Vesuvio, questo è pronto, la pasta gemma del Vesuvio, uno, tiriamo proprio, ecco così, qua dentro, ecco, porta tutto, lo dai anche, Angelo, un cavettino, no, sono un dedo che ha fatto un pranzo da pomeriggio, abbiamo creato un momento importante perché noi abbiamo una cosa che ci contraddistingue, che è il cuore, quindi donare diciamo i prodotti tipici come quando ti togli un pezzo di un figlio e lo fai vedere una persona, no, dici che se figlio voglio a te, quindi ben vengono questi gesti di eterno amore tra la periferia e la città. Grazie per tutti, la cucina ringrazio. E allora adesso ci immergiamo per un attimo nel mondo delle tradizioni, dove io ho parlato dei famosi 12 mesi. E allora i 12 mesi sono composti da 12 mesi, poi c'è Marcusalemma e Pulcinella. Marcusalemma faceva sempre Marcello e per un attimo lo farà lo stesso virtualmente. E io Pulcinella, che poi passavo la parola ai vari mesi. E inizio io. Uè, e io sono Pulcinella, Scetruna e Biscitruna. Amatissimo, va domandato, ma sto Pulcinella a due sbarcate. Io sono mezzo letterato, alla scuola sono andato, senza genere studiato, mamma se mi ha donato, e dalla scuola mi ha lavato. A così, stradistrutto, con due sordi e un prosciutto, nascendo il re reputato, sto tubo scomassato, e con questi scappi attaccato a ferrofrate, io una bella moglie me la sono trovata, la cartolina l'ho salutata mia privata, do parrucciana a moglie me l'ha già puntata e l'ha già detto, cara moglie, quando torna fu soldato non ti fanno spuncicate. E sono Pulcinella questo, sono venuto Gran Primus apposta, dove presentare a voi la tradizione popolare. A essi, senza nome gusto, mi sono mangiata la cocozza, stamattina con tutta la mia panza ci ho, e ci ho fatto questo mondo! Signori miei, tecca la ciccia, entrate mai in me. La gente non ce l'ha notata, una bella moglie per lo so trovato, ma voi ci troppo mal guardate, ma ci ho che è la terra
grande illuminata, a chiamare rosso tan frescata. E allora, a ieri sera sette, ci hanno assaltato e ci hanno mangiato una conta, tieni pur petto. Stamattina donna Rosa si è sciatata tutta a manetta. Signori miei, intellettuali, gente comune, ascoltatemi. I tengo sette figli, se mangio una moniglia, se leggo una radiglia, ma volta uno sportiglio. E moglie, pur le genè, che fa? Facciamo un figliolo. Uè, ma il mamma lo va contenta e felice. E vedete, insomma, aprile, che è un mese più gentile, che ve dice? Che sta attorno e il cielo a bella gente o cielo rire e pazzia bene nel porto senza nel conesto, ma campagna è sempre festa. Bella gente sciuta che è tornato marcia. E sono marcia una bella entrata luoghi chi maggiore di tutti, maggiore di tutti gli elementi, capure asciuccio faccio sta allenamento, insomma giù marzo con aprile con tutto faccio squaccio, vado più una rosa e mangio che fiore quando sono e quando è bella rosa che chiudo di rimasto la sposo ma andiamo a guardare pure asciuccio sta nell'erezza mo che mangio sempre a maglia mo che maglia maglia bella mo che maglia maglia cambiata. Baiano. Noi in teoria ci sono poi altri mesi che spero un giorno possiamo rappresentarli tutti e perché no proprio a Napoli, perché no proprio a Maschi Angioino, proprio a Piazza Plebiscito, perché abbiamo delle location più belle al mondo e abbiamo anche... Che c'è delle chiedo, si di... anche in un convento va bene. Anche in un convento va bene. Però ha dimenticato la violinista. La violinista, signore, vuoi fare un applauso? Qualcosa di suo. No, è come abbiamo detto prima. Ah, la primavera. No, che dovevamo fare un altro momento qua. E se vuoi fare un altro momento? Noi, l'umiltà della grande artista è in te. Facciamogli un applauso. È da ricordata che abbiamo qui in questo in questa bellissima, come vogliamo definirlo? Come vuoi definirla? Innanzitutto una meravigliosa conoscenza, una grande varianza storica, no? Parlavamo di cultura come condivisione qui, si è condiviso tanto, vero? Eh sì, no, io dicevo abbiamo anche tanti fotografi, vedo Pino Attanasio, Arturo Ciotola, Raffaele Evangelista, abbiamo visto Bruno Fontana Rosa con la dove sta l'amica Valeria? Gigliano. Gigliano, abbiamo altri fotogiornalisti, insomma mia sorella De Girolamo Giuseppe del Roma, mia sorella che è pure giornalista, Emanuela che è pure giornalista, io che pure comunque sono giornalista, il presidente dei giornalisti. Poi c'è anche il nostro caro amico, vieni qua, voglio giusto fare un saluto perché non mi viene il nome, questa è dall'emozione, capito? Alberto Alberto Luiz, sono il decano del
grande giornalista, ho appena 84 anni. Voglio dire dopo un aneddoto, lo dico adesso, mi passa. Aspetta, noi abbiamo parlato di Pulcinella, però noi dobbiamo dire che Angelo è anche impegnato molto, molto, molto nel sociale. Allora, io dico solo un aneddoto. Io non ho pubblicato sui social l'evento tanto, tanto, tanto. Mi è venuto Alberto Angelo, io il comunicato, sta volando, abbiamo tante visualizzazioni, ma io non l'ho pubblicato, l'ho da solo. E infatti lui lo seguono, quindi vi posso dire anche grazie Alberto per tutto quello che fai per me. Allora, noi parlavamo di sociale, io mi alzo un attimo e vado a prendere un caro amico mio che è venuto da Casola di Napoli, perché io proprio a Casola di Napoli ho fatto un evento ultimamente proprio per la sua associazione, il dottor Pasquale Santalpia, si vede subito che merita l'applauso. In ogni evento ci deve essere qualcuno che rappresenta il mio sociale e nella vita. Lo vedete Pasquale, ormai siamo fratelli, non vi nascondo che è successo qualcosa di bello a Casola di Napoli e c'era anche il caro Alberto, il caro Cosimo Alberti, siamo stati lì con tante persone speciali. Io quando ci sono persone speciali, io ho detto Pasquale, tu fai un premio, non ti preoccupare, io sempre la stessa parola, quando ci sono persone semplici, il mio premio te lo do, nel senso che tutto quello che faccio io nel mio premio te lo do a te, che ti serve la comunicazione, che ti serve la presentazione, ti serve tutto, perché la vita è questa, non ci deve essere gelosia, quando sono ragazzi speciali noi dobbiamo essere bravo, oltre bravo, lo, la, 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 essere speciali. Di una persona che ha bisogno del cuore in quel momento tu lo devi donare, perché la vita è un dono. Pasquale, che vuoi dire? Buonasera a tutti, ascoltando queste parole, credetemi, è nata in me una piccola emozione, perché con Angelo non è che ci sentiamo tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana, lui lo sa, io non guido perché sono non vedente, però lui lo sa, mi deve venire a trovare, perché andiamo a mangiare una pizza, stiamo insieme, pure basta due semplici parole, perché Angela è una persona fraterna. Io ho notato delle volte che a volte le persone dicono sì vabbè ti accontentiamo per un modo, invece Angela no, ha detto tu sei uguale a noi con tante cose belle che ci devi imparare. Allora Angela, io do la mia disponibilità a fare tutto, ad essere sempre me stesso, ma ad aprire il mio cuore a tutti coloro che vogliono sicuramente scoprire e sapere il nostro mondo come è formato. Noi siamo a disposizione, è vero che abbiamo la mancanza della vista, però abbiamo tanti altri sensi che sono sicuramente più sviluppati, ma la cosa importante è donare il cuore, che quando sono dal cuore si è felici sempre. Io sono contento perché vedo domenica, pochi giorni fa, c'è neanche tu Cosimo, sentivo la gente di Casola di Napoli che diceva che appunto che diceva Pasquale, che diceva la gente di Casola. Allora io lo dove sei fatto per dirgli altra cosa. Allora la cosa bella è che io personalmente ho incitato le persone che il sindaco di Casola di Napoli, che mi ha mandato i saluti perché non è potuto venire, ma gli ho chiesto davanti a tutta la popolazione di Casola di fare Angelo onorario, cittadino onorario di Casola di Napoli. Angelo è già socio onorario dell'associazione Abili alla Vita, e che fa, adesso ve lo dico in questo momento, che a breve entrerà anche nel direttivo di Abili alla Vita. Bello! Quindi, le cose belle della vita, quando si fa sociale deve essere, come dicono i santi, testimonianza e concretezza, se non hai queste due, con opere e testimonianza, se non ci sono queste due cose nella vita non hai fatto la tua missione. Bravo. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie, un grande applauso per Angelo Iannelli, il nostro attore. Grazie, sei gentilissimo. Allora, a questo punto siamo quasi nel finale, io direi che è onoroso innanzitutto, ecco, a proposito, come vi chiamate voi? Barbara. Applausi a Barbara.
poi? Lucia. Lucia, tra l'altro, Lucia, voglio dire a tutti, la vedete così? Ma lei a Miss Italia è stata addirittura premiata di una fascia importantissima che rappresenta la creatività. Ecco, la vado a prendere, però non so se riesco poi a metterla come si deve. È giusto così. Falla venire avanti. Vieni avanti, vieni avanti. Non metti davanti le eccellenze della città di Milano. Metti da parte le eccellenze del nostro territorio e adesso la fascia mi aiuti tu a metterla. Ma che andava tu? Cinetto. Eccola qua, davanti Miss Italia, qui a ovviamente io ti ringrazio e niente, rappresenti la bellezza, ci hai fatto questa diciamo questo omaggio. Buonasera a tutti, sì. Sono felice di averlo fatto e ringrazio anche Maria e l'Accademia, sono qui grazie a loro e ringrazio tutti i presenti. Grazie a voi, grazie a te, ti saluto. Andiamo a fare la foto. Ok. Massimiliano, vieni Massimiliano, eccolo qua, se tutto ciò si famiglia Sergio. Alle due famiglie un applauso, che sono delle eccellenze della nostra città. Ecco, vieni Antonio, vieni anche tu Antonio, Antonio Sergio, ragazzi, quando io faccio qualche evento qua vedo tutta la famiglia riunita e mi sta a significare che quando mi sono loro vicino tutto riesce bene. Vieni qua Antonio, vieni qua, facciamo una foto e facciamo un applauso, facciamo anche due parole ad Antonio, ormai punto di riferimento della nostra città. Io sono il musicista, il parolino. Già parlato, adesso parli tu. Io ho già parlato, ho fatto anche il pranzo della domenica, quindi vado a te. Ma possiamo ancora facciamo i trovate impreparati. E ringrazio sta bella fraterna, delle ragazze, tutto bello, tutto bello. Cosa dire? Che rinnoviamo i fasti del Cambridge. Queste cose si facevano nel 1870, 80, 90. Angelo ce lo ripropone oggi e quindi dobbiamo solo ringraziarlo a lui per il personaggio che fa rivivere quello che uno dei miti napoletani. Quindi vi ringrazio per essere stato qua perché poi sono sempre le platee quello che poi formano il gruppo, formano l'evento. Se qui ci fosse poca pochissima gente, oppure gente da ogni spessore, come vedo qua, l'evento sarebbe poco ridotto. Invece lo viene con una bella parterra e quindi si finalese l'evento di spessore. Poi questo evento sempre a completare. E poi c'è la chicca, è Angelo, che è sempre molto presente in questo locale, spesso partecipa agli eventi e cose che si vedono qua. E complimenti a Angelo, complimenti a voi tutti e grazie per essere stati con noi. La voglio fare da Pulcinella questo applauso. Uè, sono Pulcinella, Scetrule e Piscitrule. E mo tutti quanti insieme un grande applauso, ma forte, 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 amma fa la famiglia del Gambrinus. La famiglia Sergio, la famiglia Rosati, che la fanno consolati, che la fanno mettiamo un cavetto, un piscito, ma perciò ho capito tutti i turisti che hanno venuto e allora abbiamo i doni che dopo dovete portare i doni, quindi abbiamo la pasta gemme del Vesuvio, abbiamo anche dei prodotti tipici come l'azienda agricola Turboli che dopo vi omaggiamo e ve lo portate. Nel frattempo noi ci troviamo qua con voi e facciamo il gran finale con Cosimo Alberti, Servini, con la Tamorra, con noi che facciamo un piccolo ballo, noi vestiti dalle tradizioni proprio qua, e quindi facciamo questa conclusione per dire viva la vita, viva le tradizioni, viva il grande lusso. Prima della parte finale, come ogni autore che si rispetti, c'è il firmacopie dopo, vero? Dopo c'è il firmacopie, giusto? Sì. Ah.
Allora, come ogni giusto finale che si rispetta, c'è stato un po' che ci vuole le cazze capisci che camma fa. Allora, sì, direttore. No, ci sta proprio Antonio. Allora, vi facciamo questo omaggio musicale. Anche il nostro amico Mario Maglione ci viene ad omaggiare. Improvvisiamo qualcosa, ok. Allora, siccome oggi è venerdì, ok, siccome oggi, accodati perché faccio questa cosa iniziale, siccome è venerdì 17, ma noi non ci crediamo, lo faccio una cosa che è, come si chiama? Scaramantica, molto scaramantica. Capito? Siccome è venerdì 17, porti su tu, noi ci crediamo e ci facciamo questa cosa. Allora, inizio io. Noi non ci crediamo, ma non credete agli avanti. Come dice che tu altro, non è vero, non ci crede. Sì, non è vero. Allora, io proporrei a tutto questo partito di artisti che qua, come i Pat, con questa cosa che gli esce sola, e voi mi accodate a cercarlo fino a te fa. Senza microfono. Cancella Baradone, cancella Tiracci, cavallo 4C, scende ci vuole, tutta la nostra carta, canta Viola, domani della scuola, basta, basta, e la cancella Riesta, che scende la malattia, e scende con me, tutta, ecco la scuola. Presentato con un testo che è nato la così cantata.
Sì, un testo che non solo rende omaggio alla mia città natale, ma soprattutto mette in evidenza le tradizioni popolari. Quindi io credo che ogni persona deve diventare e ritornare bambino pensando alla propria città, dove è nato. Io in questo viaggio nelle tradizioni popolari ho cercato di mettere in evidenza i protagonisti di ieri, i protagonisti di oggi, ma soprattutto la grande bellezza della città in cui sono nato. Un'altra cosa importante è soprattutto portare la periferia nella città, mettendo in evidenza anche le voci degli ambulanti, le voci di coloro che hanno reso la città ancora più città. Io sono super fortunato in quanto sono Pulcinella qui a Napoli, l'ho detto con passione, con amore. Stasera sarà una serata ricca di emozioni quando porterò in scena anche i famosi tradizionali 12 mesi con attori, attrici, quindi sarà una serata veramente bellissima a Napoli, finalmente vinceranno le tradizioni popolari, ma soprattutto il sorriso di chi vuole ritornare bambino partendo dalla propria città dove è nato. Bravissimo. La grande bellezza della nostra città. Diciamo che è un omaggio alla città di mia tata natale, Cusciano, quindi è un libro che mette in evidenza soprattutto le tradizioni popolari, la napoletanità e anche il senso di appartenenza di ognuno di noi. È un viaggio, diciamo, nelle voci del popolo, quindi io ho voluto mettere in evidenza i protagonisti di ieri, di oggi in questa città, ma soprattutto ho fatto in modo che la periferia incontri la città, quindi è bello anche parlare di eccellenze che esistono nel Senatio e non deve mai dimenticarsi delle sue origini, un po' come il grembo materno con la mamma, un po' di effetto valore. Noi dobbiamo essere sempre legati alla propria terra d'origine, dobbiamo difenderla, ma soprattutto essere dei testimoni. No, non solo, io poi parto anche dal presupposto che dove ho imparato le tradizioni popolari, vado in questa città del mio dato natale, ad esempio stasera vedete anche i famosi 12 mesi, anche tante prima il mio Pulcinella nasce dalla periferia, un po' come Pulcinella che contadino che viene nella città e poi viene un po' spogliato del turcitrullo e diventa un servo della città. Quindi adesso io diciamo dalla periferia sono venuto nella città, un po' la storia di Pulcinella, e nella città sono diventato un servatore, un servo a tutti i livelli sociali, umani, che si attualizzano. Io sono super contento perché vedo tanta bella gente, tante personalità, tante eccellenze che sono un po' da ogni parte della regione Campania, che il mio angelo io ci sto, sono contento. E un omaggio che faccio anche alla città di Napoli, che amo, e